Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Io sono sempre Killer Nerd e oggi vedremo di innanzitutto bonificare, diciamo, però, bonificare un po' questa zona. Ho notato che questa zona è piuttosto inquinato il terreno. Ecco qua, no, l'acqua, piuttosto inquinata l'acqua, come possiamo vedere. Ho letto che probabilmente piantando una foresta, che è qua, eccola qui, piantando qui gli alberi, probabilmente viene pulita la zona. Mi pianto un po' poeno, vediamo un po'. Sono nati? Sì, ci sono. Si vede male perché è notte, ma dovrebbero esserci. Quindi gli alberi, ho letto che puliscono la zona dall'inquinamento dell'acqua, per esempio. Ecco. Se fatto giorno, e ora ci sono. Andiamo a Maxisman in giro. Ho costruito anche il deposito commerciale, solo che non posso metterci niente. Ancora. Perché prima devo migliorare questo. Per migliorare quello devo vendere tanti processori, ma tanti, tanti, tanti. Segniamo il mercato globale, esportiamo il metallo, certo. Esportiamo anche i processori. Ok, esportiamo metallo e processori, dovremmo riuscirci. Qui ci manca la produzione di leghe e segate varie. Ok, allora qui vediamo un po' bene. Mettiamo qualche altra ventolina qui. Vediamo di produrre tanta energia dall'eolico, così almeno quando il petrolio andrà in riserva, beh, ne avremo sempre qualcosa in più. Produrremo poco ancora, però almeno sono alla fine a 24 questi. Vediamo se mettessi 24 di questi qua. Ok, consumeremo un po' di un casino di spazio, ma almeno produrremo energia continuativamente senza bisogno di consumare petrolio o simili. Ok, allora possiamo riaprire l'università. No, va giù troppo. Possiamo ottenere la chiusa per il momento, tanto non dobbiamo fare nulla. Anche se forse servirà per mantenere i cittadini molto istruiti ed evitare casini. Giusto, volevo fare l'auto investigativa perché ci sono sempre qualche criminozzo in città. Cioè, serve facoltà di legge. Eccola qua. Fare la facoltà di legge, devo avere più studenti. Per avere più studenti devo inserire un altro di questi. Proviamo, vediamo un po'. 2000 studenti servono per andare a livello 3. Spero funzioni. Non avere messaggio sul TS, ma se lo vogliamo. Allora, ok, allora qui abbiamo i viali, ma i viali, i viali, i viali, ma non ci facciamo un Kaiser, perché tanto il tram, dove lo andiamo a mettere? Lo possiamo mettere soltanto qua, portando via un bel po' di case, quindi i tram li lasciamo stare. Poi, vediamo un po' come stiamo messi con i rifiuti. Siamo messi male, 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 ma, no già, aspetta. Sono le 9 di mattina, quindi stanno ancora ritirando, quindi dovremmo vederlo più tardi questo. Incendi stiamo messi bene, abbiamo estinti tutti, malati. 5 di 14, 7 di 20, 17 di 27. Probabilmente sono ancora in viaggio verso l'ospedale oppure sono proprio in cura. Qui c'è qualcun altro che si sente male. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo coprire un po' tutta la città, ma specialmente la zona abitativa. Abbiamo una clinica qui, bene, ci copre bene. E qui abbiamo l'ospedale e ci copre altrettanto bene. Solamente un angolino qua giù è coperto male. Ma vedo che non ci dovrebbero essere problemi, perché non vedo faccine come ci sono qua, che presto andrà via. Questa faccina qui è arancione, che vuol dire che c'è un malato. Allora, polizia, vediamo un po' come siamo messi. Qui abbiamo Maxisman, che lo rimandiamo fuori. Qui abbiamo il dottor Wu, c'è pure la smacchia fuori, da un po'. Dottor Wu. E che tu fai, dottor Wu? Stai in coda anche te, eh?
Spava. Allora, no, non dovevo aprire qua. Dovevo solamente sguinzagliare tutti i suoi seguaci. Vediamo un po' di migliorare questa torre qua. Voglio riuscire a mettere qualcosa. Tipo il garage. Vuoi provare a mettergli il garage. Ok, allora. Qui come sta? Chiuso, c'è ancora bisogno di lavoratori. Qui c'hanno bisogno di lavoratori. Vediamo un po'. La fermata del pullman c'è. Abbiamo 42 minuti di attesa ed è verde, quindi dovrebbe andare bene. Il tram non ce l'ho proprio, il treno 20 minuti, le barche 11 minuti, gli aerei non ce l'ho proprio, bene. Gli aerei quindi a prendere sopravvento. Vabbè, ho appena liberato i seguaci di V, quindi è a quanto normale. Qui Maximan è ancora di pattuglia. Qui abbiamo da poter sbloccare qualche altra macchina. Certo, li possiamo riaprire, che l'avevo chiusi, ma adesso ce n'è bisogno. Ok, siamo sotto 11.000, speriamo che mi vendano il processore perché ne ho bisogno. Ma me l'hanno venduti, quindi in teoria ce ne dovremmo avere di più di soldi. Qui che mi dici? Stiamo producendo le prossime, cioè, perché non espandere? Mi già spazio al massimo questo, ne costruisco un'altra. Qui come siamo messi? Ehi. Perché me lo apri lì? Oh, 1.200, 1.300, via, stiamo aumentando, speriamo che aumenti. Vabbè, comunque abbiamo la barretta anche qua. Allora, con l'educazione come siamo? Siamo messi abbastanza benino. Il mezzo pubblico va bene, questo dobbiamo aspettare un po' di tempo perché qua si ripulisca un po' la zona. Ma dovrebbe essere già un pochino più pulita, vediamo un po'. È già migliorato? Di qualche centimetro mi sa che si è ridotto, ma solo di qualche centimetro. Quindi dovremmo ancora aspettare. Qui c'è tanto quel posto, che non so però come cosa costruirci. Vediamo un po'. Tiriamo una stradina in giù di qua, vediamo un po' se possiamo. La voglia. Arriviamo fino a qua. Ok. Dopodiché abbiamo un'altra domanda industriale, quindi provvediamo a mettere qualche industria. Poi prendiamo anche qua e tiriamo giù così. Abbiamo bisogno di tante fabbriche, ce ne chiedono tante. Ok, qui l'abbiamo e facciamo subito la miglioria della strada là. Miglioriamo anche questa. Qui però non ci hanno ancora costruito, eh. Allora. Andiamo un po' a consegnare le merci. Volete il posto? Ce l'avete qui il posto, maledizione. Ci sono anche 12 camioncini, ci sono. Basta che li chiamate. Qui, cercasi personale. Cercasi personale. Cercasi personale, metto altre fabbriche, ma non metto altre case, chiaramente. Perché sono un genio. Allora, qui abbiamo messo altri negozi, nonostante non ne avessimo poi così tanto bisogno. Allora, vediamo un po' dove possiamo mettere qualche altra casetta. Potremmo far arrivare la via da qui. Farla arrivare qua giù. Anche se non è messa proprio benissimo, è uguale. Poi vediamo un po' cosa possiamo migliorare. Questa non la possiamo migliorare. No, perché quella è dell'uni. Quindi miglioriamo questa. 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 E poi questa. Ok. Così potremmo far arrivare la gente. Ma dobbiamo mettere ad alta, non a media. Poi facciamolo subito ad alta, almeno risparmiamo tempo. Tiriamola via giù di qua. Poi la tiriamo giù di qua. Fino a qui. E qui la riempiamo tutta di case. Case, case, case. Qui, qui. Perfetto. Veramente anche qua se ce n'è qualche duna, male non fa. Bene.
qui ora sbucheranno tutte casette a medio reddito, che è quella che ci serve di meno. Chiaramente, ci sbucano tutte a medio. Quindi speriamo, qui ce ne sbuca qualcuno a basso, perfetto. Ci serve qualche casa a basso reddito in più. Quindi dovremmo o mettere un'altra zona, oppure distruggere un po' di parchi. Perché? Troppa criminalità. E beh, ho ben abbattuto, appena liberato i seguaci di V, normale. Allora, perfetto. Hotel, questo è medio reddito. E queste sono tutte medio. Abbiamo bisogno di lavoratori per le fabbriche, e le fabbriche chiedono lavoratori al basso. Questa è l'alta tecnologia. Spero che queste non me la chiedano lavoratori a basso, perché sennò siamo nei casini. Ok, mettiamo qualche altra casoletta anche qua, vai. Cerchiamo già più posto possibile. Più posto possibile per le case. Ok, allora, vediamo un po'. Quella medio, quella bassa vanno ovunque. Gli sta bene tutto, gli sta bene. Quindi, vediamo. Dov'è? Era qua. Ok, leghiamo tutto. E demoliamo tutto. Ok, dopo aver demolito qui mettiamo le case. Speriamo che almeno un paio mi centrino. Qui c'è la discarica. Ok, sì, va, è proprio alla medio, ma vaffanculo. Ah no, sono a medio reddito. Maledizione, dov'è il parco? Dov'è il parco, che lo butto giù tutto subito. Qui sono a basso. Qui invece sono a medio. Dove ho visto la faccina di Felice? Dov'era? Ah, cittadino, che felice. Ok. Allora, qui stanno costruendo di tutto in questa città. Stanno costruendo di tutto. Ok, qui ci sarebbe del posto. Qui ci sarebbe un po' di posto, vediamo un po'. Dobbiamo sfruttare ogni singolo angolino. Butto giù una casa per farne due, o butto giù una casa per farne una. Anzi, forse riesco a far così. Forse riesco a farne un paio qui. Vediamo un po'. Sto facendo così, me le fa. Dici che c'è posto? Boh, non lo so se qui me le fa. Almeno ci ho provato. Non ho buttato giù nulla, quindi ho risparmiato anche un po' di posto. Allora, qui me l'hanno costruite. Qui che mi dice, le cose vanno bene. Quindi, ora, quindi mettiamo. No, questo. Gli mettiamo le fermate del pulmino. Oh, qui una me la costruisce, almeno. Aumentiamo leggermente. Mettiamo le fermate del pullman. Le mettiamo anche qua. Il pulmino della scuola e l'autobus, manca uno qui, manca anche uno qua, così vanno a lavorare. Mettiamo anche qui e qua mancano. Ok, pullman ci passavano anche senza fermate. Oh, qui se ne spazza una, che è meglio. Ma abbiamo una grande richiesta di abitazione ad alto. Basso reddito sta un po' calando, perché certo me ne stanno costruendo un paio, quindi è normale che un po' cali. Piazza Fiorita, qui c'è a basso, qui sono tutti a basso, ok. Allora, qui come va? Con che brontolano? Sentito che brontolavano. Vabbè, non so cosa chiudo il municipio, almeno risparmio un po' di soldi. Allora, una piccola gattina. Allora, l'università, a che punto siamo oggi? Zero, affanculo, mi sono dimenticato di guardare. Va bene, allora, qui abbiamo tolto, quindi queste non servono più. Ne eliminiamo due, visto che un pochino dovremmo importarlo. No, perché mi fai esporta? Importa.
Ora mi serve di fare un pochino di... No, aspetta. Ferma tutto. Non importa, ma non ho modo di fare la plastica poi. Perché non ho la raffineria. Perciò facciamo che mettiamo questo dedicato alle aziende della città. Perfetto, così. Mettiamo, qui non avevo messo i camioncini, non pirla. Perché non avevo messo i camioncini in questo? Non lo so, vai, adesso ci sono. Anche il cartello e siamo a posto. Questo, ce l'ha camioncini? 4, perfetto. Te continui a rompermi le scatole, eh? No, ho a vedere se fa quanto tempo di compare. Ok. Qui abbiamo il furgoncino, l'abbiamo appena messi. Dovremmo fare qualche altro magazzino. Ma non so dove andarlo a piantare. C'è bisogno di aprire il dipartimento... allora deve stare aperto, via. È chiusa, ma perché c'è bisogno di questo aperto. Allora, aumentato perché devo fare il dipartimento della legge. Ok, il dipartimento, la facoltà di legge. Qui stiamo continuando a migliorare. Qui continua sempre a migliorare sempre di più. 5 pazienti in cura, qui non c'è bisogno di fare né ale né centro di salute. Che ne basta uno. Dove l'ho messo però? Dov'è? Ho fatto uno, dove l'ho fatto? Vabbè, non lo so, ma uno dovrebbe bastare. Ok, dipartimento di finanze, sì, perché ho riaperto un magazzino qui, sì, un magazzino, buono, un municipio. Quindi. Ora mi ricompaiono tutti quei messaggini lì. Nuovo mulino, un mulino. Quei mulini vengono fatti? Dov'è il mulino? Dipartimento dell'elettronica. Ok, allora, vediamo un po'. Discarica e vuota. Perché accattano e poi bruciano. Quindi va bene. Poi vediamo un po'. Che punto siamo? Sono appena partiti. E stanno cominciando a riciclare. Ma se vanno tutti nella stessa zona. Perché vanno tutti nella stessa zona, maledetti? Ma perché vanno avanti e indietro? Li sono buggati. Ma perché sono tutti avanti e indietro? Andate un po' un'altra parte. Perché questi qui vanno avanti e indietro? Ma questo mi sa molto di bug. Vabbè, vedremo se il prossimo giorno va meglio. Allora, qui come stiamo messi? Possiamo richiuderne un paio, mi sa. Che ormai i seguaci di bus sono ritornati tutti a posto, quindi possiamo chiuderne un paio e risparmiamo qualche soldo. Siamo a 23 su 50, ok. E la polizza com'è messa quell'altra? Dov'è? Eccolo qua. Com'è messa questa? 14 su 40. Ok, va bene. Ospedali sono sempre a posto. 4 crimini commessi al giorno ma vengono arrestati. Nessuno la fa franca. Ok, qui siamo in positivo, perfetto. Qui siamo in positivo, ok. Qui siamo in mega, ultra, stramega positivo. E anche quello va bene. Siamo a 79.000 abitanti. Ok, vigili del fuoco sono messi abbastanza bene. Abbiamo una qua. Che copre questa zona. Ne abbiamo una grossa qua giù che copre quest'altra. Ma non copre tutta la città. Ma vedo che gli incendi ce ne sono davvero pochi. C'è un incendio in corso. Ho appena detto che ce ne sono pochi e ce n'è uno. Però dai, due al giorno è fattibile. Ok, direi che per questo episodio non ho fatto né merita sega. È tutto. E vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.